Jai Jagannath, Jai eccoci qui. Jagannath. Grazie per la partecipazione. Vorrei fare qualche osservazione su un argomento che è di grande attualità oggi come oggi e che secondo me è mal compreso, è pericolosamente mal compreso. È il concetto di multiculturalismo. Il problema con il concetto del multiculturalismo è, come al solito, generato dalla radice di tutta l'ignoranza, che è l'identificazione con il corpo, il pregiudizio di nascita, di corpo, di razza, il concetto corporale dell'esistenza. Allora, purtroppo il problema è che la maggior parte, molta gente, se non la maggior parte della gente, confonde la cultura con la razza. E quindi diciamo, se il tuo corpo presenta delle caratteristiche fenotipiche di una certa razza, colore della pelle, colore degli occhi, colore dei capelli, struttura facciale, eccetera, eccetera, craniale, eccetera, eccetera, vuol dire che tu sei di quella cultura, di una cultura specifica. Quindi i bianchi, i neri, i gialli, i marroni. Questa idea è infondata. E viene perpetuata soltanto dal fatto che il razzismo, come anche il sessismo, ama basarsi sulle profezie autoconvalidate. In inglese si dice self-fulfilling prophecies. Allora, tu prendi per esempio lo stereotipo gender tra maschi e femmine, uomini e donne. Tu prendi una bambina femmina, le impedisci di studiare, di fare esperienze, di imparare, di esprimersi, di avere qualsiasi possibilità di scelta, e poi come risultato hai una persona che non è sviluppata culturalmente, non è sviluppata intellettualmente, emotivamente. E quindi tu dici, vedi, le donne non sono sviluppate intellettualmente. Cioè, questa è la self-fulfilling prophecy. Il problema quando le persone che hanno una forte concezione corporale dell'esistenza classificano le persone sulla base del pregiudizio fisico, corporale, di razza, di gender, specialmente perché questi sono i fattori più evidenti, più appariscenti, no? A questo punto cosa succede? Che si forma una comunità ideologica per difendere la categoria. Per quelle persone che vengono classificate secondo quella categoria, capiscono che si devono mettere insieme, si devono, come dire, sostenere a vicenda per fare il muro scudo contro gli attacchi degli altri, no? Tipico concetto fondamentale del dualismo. Ora, cosa succede? Che questo genera un circolo vizioso. Più ci sono pregiudizi basati sul corpo, più le persone che sono vittime di questi pregiudizi rafforzano la loro identità basata sul corpo.
È lo stesso meccanismo per cui quando una persona è arrabbiata, gli dici, ma come sei arrabbiato? Questo è il modo migliore per far arrabbiare la persona ancora di più, perché si identifica. Noi abbiamo sentito parlare nel movimento New Age delle affermazioni positive, della programmazione neurolinguistica, della programmazione del subconsciente, come si dice, delle suggestioni ipnotiche e pseudo-ipnotiche. Quando tu continui a fare un'affermazione, questa affermazione sembra prendere più sostanza, più realtà, più verità. Come dice Trump, se uno dice una bugia un numero sufficiente di volte, la bugia poi viene accettata come verità. Quindi noi dobbiamo capire qual è la differenza tra la cultura e la razza. Perché se non la capiamo e se non agiamo secondo questa comprensione corretta, la situazione non può che peggiorare. Perché il circolo vizioso va in pendenza. Non è soltanto un circolo, ma è un circolo che rotola giù dalla collina. Per cui peggiorerà sempre. Ora, quando si parla di multiculturalismo, specialmente nelle società occidentali, attuali, contemporanee, specialmente in relazione alla razza, si parla generalmente non tanto di gialli, perché i cinesi ormai, cioè, tanto poi si fanno i fatti loro, quindi non è che danno fastidio. Non si parla neanche tanto degli indiani induisti, perché gli indiani induisti in Occidente sono dei grandi lavoratori che non hanno nessuna intenzione di fare politica, di costringere altri a diventare induisti, di avere dei rappresentanti politici induisti, cioè, in genere fanno solo il business e buonanotte, o lavorano. Nella categoria induisti io inserisco anche i Sikh, che non sono esattamente induisti, ma quasi, e ci sono un sacco di lavoranti Sikh in Italia, ma lavoranti braccianti, come quel poveraccio che ha perso un braccio in un macchinario agricolo e il capo l'ha scaricato, gli ha messo il braccio in una cassetta della frutta e ha scaricato la cassetta della frutta insieme con il lavorante per strada, passerà la nettezza urbana a occuparsene. Questo qua era un Sikh. Quindi assimiliamo anche i Sikh agli induisti. Gli induisti in Italia non ce ne sono tanti, però vabbè. Ma non sono quelli che provocano i problemi, non sono quelli che vanno in giro ad assalire la gente. Perché nell'induismo la filosofia, la cultura, e qui parliamo di culturalismo, di multiculturalismo, la cultura, sia la cultura cinese, asiatica, giapponese, eccetera, sia la cultura indiana induista, non considerano legittimo il fatto di aggredire gli altri. È ovvio che ci sono criminali dappertutto, perché gli esseri umani, diciamo così, sono variamente distribuiti per quanto riguarda la nascita. Molti si considerano induisti o Sikh perché sono nati lì. Però la loro cultura, la loro mentalità magari non prende in alcuna considerazione gli insegnamenti della religione
dell'ideologia, della cultura che dicono di rappresentare. Però, se noi andiamo a vedere, per esempio, le culture abramiche e post-abramiche, ma soprattutto abramiche, soprattutto quelle più recenti storicamente, come appunto l'Islam, le culture abramiche convalidano, se non addirittura ordinano le aggressioni violente. Ma basta che andiamo a vedere l'Antico Testamento, Pentateuco, che viene praticamente accettato in varia misura anche dalle sette abramiche più posteriori, come i vari tipi di cristianesimo e perfino l'Islam. L'Islam si è fatto la sua nicchia particolare col Corano e l'Hadith, che però ricalcano esattamente gli stessi principi del Pentateuco, specialmente dei primi, diciamo così, ma in generale chiamiamolo quello che per i cristiani è l'Antico Testamento. Se andiamo a vedere tutti i genocidi, gli stupri di massa, individuali, collettivi di massa, ristretti, eccetera, le mutilazioni, gli omicidi, eccetera, eccetera, che sono non solo diciamo, condonati, approvati, ma addirittura ordinati o addirittura commessi dalla cosiddetta divinità dell'Antico Testamento. Capiamo che il problema non è un problema di razza. Anche se gli abramici, specialmente quelli, diciamo così, giudaici e islamici, ma anche quelli cristiani, per carità, no? Sono estremamente identificati con il corpo materiale e fanno discriminazioni basate sul corpo materiale, a cominciare dalla discriminazione verso le donne e anche in gran misura dalla discriminazione verso le altre razze. Quindi è una questione culturale, è una questione ideologica, non è una questione razziale. Perché uno può cambiare religione, può cambiare cultura. Perché no? Non è mica difficile. Però non puoi cambiare la razza. Ci ha provato Michael Jackson, non è venuto bene come esperimento, come risultato. Perché non si, questo corpo ha un DNA particolare e non lo puoi cambiare. Lo puoi cambiare in modo marginale e prende un sacco di tempo. Però i fenotipi organici come il colore della pelle, mica facile. Quindi il concetto fondamentale quando parliamo di multiculturalismo dobbiamo capire di quale cultura stiamo parlando, perché è facile classificare come cultura qualunque insieme di convinzioni, abitudini, preferenze, tradizioni, a prescindere dal loro valore oggettivo morale. Per esempio, se vogliamo andare a tutto gas nel multiculturalismo, dovremmo accettare il nazismo, perché è una cultura. Dovremmo accettare la mafia, la cultura. Dovremmo accettare cioè, la pirateria. C'è una cultura enorme sulla pirateria che va indietro ancora ai popoli del mare, agli antenati degli Etruschi, che erano dei gran pirati, no? E ce ne sono ancora. Ancora oggi ci sono i pirati, ancora oggi c'è lo schiavismo, ma non lo schiavismo
Ma proprio cioè, dov'è lo schiavismo? Perché è praticato da culture che si basano su testi e su tradizioni che approvano lo schiavismo. Non è una questione di razza. Mi diceva mia sorella che Sì, abita in Brasile che sì. ci sono alcune fazende che sono enormi, Certo. tipo grandi come l'Umbria, roba così, che ancora c'è lo schiavismo. Forza. Però nessuno ne parla, Nessuno nessuno ne dice sa niente, niente, perché nessuno dice niente. quelli Perché? nascono, vivono e Perché, muoiono lì. Certo. esatto, perché non è utile per la politica. Capito? Mentre invece quando è utile per la politica viene tirato a mano. Ma non dicono che lo schiavismo ha avuto, diciamo così, la massima espansione dello schiavismo è stata proprio per mano dei musulmani. Dei? Musulmani. Ah. Cioè, in Africa le tribù vendevano i propri prigionieri di guerra di altre tribù africane agli schiavisti arabi, i quali andavano in giro e li vendevano agli occidentali che arrivavano sulla costa, praticamente dal 1600 fino al 1800 e passa. 300 anni, no, ma gli arabi hanno fatto gli schiavisti da migliaia di anni, prima di loro i fenici, prima di loro i popoli del mare. Ma non, lo schiavismo non è una cosa naturale, è una cosa, diciamo così, è una tradizione, una credenza basata sulla, diciamo così, mancanza di etica fondamentale. Quando si trattano gli esseri umani come animali, come oggetti. Questa mentalità è iniziata col patriarcato. Perché prima dell'imposizione del patriarcato era impensabile pensare, cioè vedere non solo gli esseri umani, ma anche gli animali, anche la terra come proprietà privata. Ancora molte tribù dei nativi americani non riconoscono la validità del concetto di proprietà privata. Quindi la proiezione che hanno fatto gli studiosi occidentali, i politici occidentali sullo schiavismo, che è una cosa normale in tutte le culture, non è vero. Non è vero. Quindi bisogna vedere di quale cultura stiamo parlando. Perché un multiculturalismo funziona soltanto se è fatto tra culture compatibili. Perché, come dice il famoso proverbio, non si può coesistere con chi ti vuole ammazzare. Ma di fatti penso che quando parlano di questa cultura multiuniversale, Multiculturale. chiaramente loro si riferiscono, a parere mio, alle culture civilizzate. Non è che No, si riferiscono a no, 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 no. tutti. Si riferiscono alla razza. Per loro multiculturalismo significa mettere insieme i Ah, ecco. bianchi, i neri e i marroni. Quindi loro dicono questi negri che vengono a rubarci il lavoro, che vengono a fare di questo, di quello. Allora, il fatto che siano neri o marroni di vario colore, no? Nella gamma tra bianco e nero, non è una prova inconfutabile e inevitabile di abitudini e di ideologie, perché ne vediamo tante persone di colore che hanno abbracciato ampiamente la cultura, diciamo così, multiculturale reale, cioè quella che va al di là delle identificazioni con il colore. Ah.
Allora, se le culture sono compatibili, va bene anche le culture, non solo le razze. Il problema è conoscere le culture per capire se sono compatibili oppure no. Perché la maggior parte della gente si accetta ciecamente la propaganda ufficiale di Stato. Quindi, se ti dicono che l'Idul Haida è una bellissima tradizione culturale, La Idul Haida è quella celebrazione islamica che commemora il fatto che Abramo era pronto a sacrificare il proprio figlio per ordine di Dio. E già lì uno dice: ah, momento. Qui, quando si parla di sacrificio di sangue, di ammazzare, secondo me c'è qualcosa che non va dal punto di vista di multiculturale. Se vai a vedere l'Idul Haida a Dhaka, ci sono delle fotografie, no? In cui le strade sono allagate alluvione di sangue. Perché questo bellissimo festival culturale viene celebrato ammazzando, sgozzando più animali possibile, Schifo. in preparazione all'idea di poter sgozzare anche qualche essere umano, purché sia infedele, eccetera, eccetera. Questo tipo di multiculturalismo, secondo me, non è compatibile No. con il Dharma. Oh, come si Anzi. diceva prima, non si può coesistere con gente che ti vuole ammazzare. Proprio, cioè, anche una persona con un basso quoziente intellettivo dovrebbe riuscire a capire, ma anche un animale lo capisce. Voglio dire, cioè, anche se uno avesse un quoziente intellettivo di una sola cifra, cioè fino al 9, cioè, che dire 200, no, 9, una cifra sola, no, dovrebbe capirlo e non puoi coesistere con persone che ti vogliono ammazzare. Proprio. È elementare, Watson. Quindi noi dobbiamo andare a rivedere quello che si intende per multiculturalismo, perché il pericolo è che se noi continuiamo a fare i male informati, disinformati, che ragionano sul razzismo, su basi di identificazione di razza, la situazione del circolo vizioso diventa sempre più estremizzata. Per cui lo scontro diventa sempre più inevitabile, sempre più frequente, e come risultato, che secondo me è pianificato, no? Perdonate le teorie cospirazioniste, è potrebbe essere pianificato in modo da mantenere la gente distratta dai veri problemi e impegnata a litigarsi tra loro. Le famose armi di distrazione di massa. Divide Dividi e impera. e timpera. E c'è già un certo numero di imbecilli che dicono: ah, oh, ci vorrebbe, il governo dovrebbe, la dittatura sarebbe la soluzione. Tu capisci che davanti a situazioni di questo genere uno può legittimamente avere dei dubbi, eh? Perché manufacturing consent, fabbricare il consenso, è una cosa che su cui stanno lavorando da quasi 100 anni. Attivamente. Per cui una parola come dire, un consiglio, una raccomandazione, no?
quando parliamo di multiculturalismo, cerchiamo di capire che cavolo stiamo dicendo. Perché se è una questione di razza, non è cultura. Se è una questione, cioè, la cultura è il problema, non è il colore della pelle. La stessa cosa, apro una parentesi ancora più breve, si riferisce alla cosiddetta omofobia e alla varia storia dei gender. Allora, che è manipolata ampiamente, ma proprio, cioè, massimo nella manipolazione. Allora, di gender ce ne sono tre. Secondo la cultura vedica ce ne sono tre: maschio, femmina e neutro. Neutro vuol dire che l'energia maschile e femminile, è mista ed è idealmente la natura, il gender dei sannyasi, che non sono né maschi né femmine. Quindi il terzo genere, la tritya prakriti, non è la transessualità. E la soluzione per il problema non è la modifica chirurgica e ormonale del corpo. Il problema che i governi e chi ci sta dietro spingono su questa cosa di fare 300 gender, no? E i bambini possono scegliere quale gender preferiscono, ma non teoricamente, ma fisicamente, per cui gli vengono dati degli ormoni che alterano il loro sviluppo e si arriva alla chirurgia addirittura. Questo è il problema della collusione tra governi, mafia medica, perché la chirurgia non ha mai risolto nessun problema, a parte le appendiciti acute. Cioè, voglio dire, non è la soluzione. Non è la soluzione. Perché non è che uno deve essere classificato come maschio o femmina a seconda dell'anatomia. Uno potrebbe essere classificato maschio, femmina o neutro sui documenti, ma non è necessario neanche scriverlo sui documenti. A che cosa gliene frega il governo se tu sei maschio, femmina o neutro? Interessa al governo solo perché ti può controllare, ti deve dare le licenze di matrimonio, ti deve dare i benefici della famiglia tradizionale. Ti deve dare il permesso di andare a trovare le persone in ospedale, ti deve dare il permesso di avere dei figli oppure no. Il governo dovrebbe uscire da queste cose, dovrebbe lasciare la gente fare quello che vuole secondo la propria identificazione. Perché non è assolutamente garantito che una persona eterosessuale sia un genitore migliore rispetto ad altri. Ma lo vediamo tutti i giorni. Non c'è nessuna garanzia che una persona eterosessuale sia moralmente più evoluta, più solida, più valida di qualcun altro. Assolutamente. Non lo è mai stato, probabilmente non lo sarà mai. Semplicemente basandosi sul concetto di eterosessualità, omosessualità. Non è lì il problema. Il problema è che molta gente pensa che omosessualità sia quello che ci hanno presentato per centinaia di anni, cioè una aggressione punitiva
di un maschio nei confronti di bambini maschi che non è omosessualità. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Qualsiasi relazione, diciamo così, fisica dovrebbe essere consensuale. Perché se non è consensuale è un'aggressione, punto. Che sia fatta da un uomo verso una donna, da un uomo verso un uomo, da una donna verso un uomo, o che ne so, capito? Da un marziano. Cioè, è un'aggressione. È un atto criminale. Quindi, punto. Non è come dire, orientamento sessuale. La pedofilia non è un orientamento sessuale, è un atto criminale. Perché un bambino non può mai essere consenziente, ma non sa neanche cosa stai facendo. Non ha idea di. È semplicemente un'invasione della privacy, un'invasione, una violazione del corpo altrui, una violazione dei sentimenti altrui, delle emozioni altrui, specialmente con tutto il bagaglio di condanna della vittima che ancora oggi la società attuale si porta appresso. Cioè, il disonore, la vergogna, eccetera, eccetera. Per cui voglio dire, ragazzi, rivediamoci un attimo. E questo fa parte della tutta la boscaglia tossica che cresce dall'identificazione con il corpo materiale. L'unica vera soluzione a tutto ciò è tagliare alla radice la mala pianta principale che si è diffusa dappertutto, che è l'identificazione con il corpo. Ora, chi vuole identificarsi con il corpo, beh, cioè, affari suoi. Ma il fatto che l'identificazione materiale, con il corpo fisico materiale, venga imposta come valore fondamentale o addirittura come principio religioso fondamentale, non ci siamo. Non ci siamo. Quindi multiculturalismo, occhio alla cultura. Cosa dice la cultura? Di quale cultura stiamo parlando? No? Quando abbiamo chiarito di quale cultura stiamo parlando, vediamo se è compatibile oppure no. Se non è compatibile, il sistema vedico è molto chiaro a proposito, è molto tollerante, cioè, però dice va bene. Tu puoi vivere come vuoi, però un po' più in là. Un po' più in là. No? E le persone che vogliono vivere come vivi tu, ma siete benvenuti a mettervi insieme, a fare la vostra città, il vostro regno, la vostra nazione, fate voi, non è un problema. Noi continueremo, non vi faremo la guerra. Ovviamente, se venite nel nostro territorio ad aggredire la nostra gente, allora ci difenderemo, ma non verremo a farvi la guerra per farvi cambiare opinione o per eliminare l'abominio. Cioè, fatevi gli affari vostri, Sodoma e Gomorra. In realtà non sono state attaccate per questioni morali, sono state attaccate per questioni politiche. Per cui l'hanno travestita a questione morale, ma non ha niente che vedere. Basta leggere effettivamente la Bibbia. Il problema è che la gente la Bibbia non l'ha letta, così come non ha letto un sacco di roba, no? Per cui magari ha letto delle antologie, ha letto degli estratti distribuiti dalla propaganda di sistema, ma bisognerebbe andare alla fonte. Senti una domanda. Vai. Nella cultura vedica, una persona che aveva tendenze omosessuali, come era vista? Cioè, come si Certo, comportava la era società? vista a seconda del suo comportamento.
era vista come una persona del terzo genere, dalla tritia prakriti, da terza natura, no? E se era non attiva sessualmente, faceva sannyasi, faceva sadhu, faceva la persona liberata, faceva la persona che non si identificava con il corpo, né come maschio né come femmina, perfetto. Era una persona molto rispettabile. Era una persona di buon augurio, addirittura. No? Se invece si identificava con il corpo, anche se magari in modo, come dire, fluido, come dicono oggi, gender fluid, no? Bisogna vedere come si impegnava, come era attiva. Se era attiva, nel senso, diciamo così, di proprie relazioni personali, non pubbliche, vabbè, erano affari suoi. Non si sposava nel senso ufficiale della parola. Non era, se aveva delle inclinazioni di Brahmana, faceva sannyasi, non si sposava proprio. Se invece non aveva inclinazioni spirituali, inclinazioni materiali, poteva fare una serie di attività tipo danza, potevano diventare danzatori, potevano diventare artisti, che di solito è una tendenza naturale delle persone un po' nel terzo gender, no? Potevano diventare terapisti, medici, massaggiatori, sarti, cioè tutte cose che in effetti vengono naturali a delle persone anche oggi che hanno delle tendenze, diciamo così, da terzo genere. Se facevano i prostituti, erano considerati esattamente come le prostitute, donne, cioè a diverso livello, ovviamente. Nel sistema vedico il concetto di prostituzione non è uguale a quello che si ha oggi in conseguenza della cultura brahmica. Come in tutti i tipi di diciamo così, lavori da shudra con cui si lavora con il corpo, capito? C'erano i livelli più bassi, più grossolani, e c'erano i livelli più raffinati. Però vengono considerati come shudra perché lavorano con il corpo. Così anche, come si diceva prima, danzatori, artisti, sarti, cioè, sono considerati tutti shudra perché lavorano con il corpo, con le mani, no? E il corpo in generale. Quindi sono considerati nella categoria shudra. Se invece non sono, come dire, attivi dal punto di vista sessuale, no? Vengono considerati sadhu, vengono considerati come tutti quelli anche eterosessuali che non sono attivi sessualmente. Uguale. L'unica differenza era il tipo di comportamento, non erano le tendenze. Oggi invece sulla base del sistema abramico il problema è la tendenza, non è il comportamento. Quindi vengono visti diciamo così, di cattivo occhio le persone che non si sposano, per esempio, oggi, no? Rispetto nella cultura abramica, nella cultura dominante, che è anche quella sostenuta dal governo, che deve sostenere i valori della famiglia, no? E perché il governo li controlla meglio. Capito? Cioè non è che il governo sostiene i valori della famiglia perché c'è questa mistica, l'uomo, l'energia maschile, il sole, la luna, lo yin, ma che? Figuriamoci. Cioè è semplicemente per incassare, controllare, se non ti danno permesso non puoi fare niente, pagare, 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 non puoi avere figli, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, non puoi farti assegnare la casa popolare, non, niente,
non puoi far niente. Le coppie di fatto già, anche quelle eterosessuali, hanno dovuto lottare per avere dei riconoscimenti, dei diritti, no? Che dire le coppie di fatto non tradizionali, non etero, come si suol dire. Ma nel sistema medico questo non è concepibile. Perché nel sistema medico la famiglia non è una cosa biologica, necessariamente biologica, perché sia il figlio adottivo che il discepolo sono considerati figli a tutti gli effetti. Quando gli studenti vanno nella casa del guru per insegnare, vanno nella gurukula, nella famiglia del guru. Quindi diventano figli adottivi del guru anche se temporaneamente. E così nel sistema vedico il matrimonio non c'è una sola forma di matrimonio, diciamo, quella che viene considerata attualmente, no? Ci sono molte altre forme di matrimonio meno impegnative. Certo, c'è la forma di matrimonio, il Brahma Vivaha, che è caratteristico dei Brahmana, per cui un uomo e una donna si mettono insieme per scopi spirituali, religiosi, produrre una discendenza dei figli che siano validi dal punto di vista della società, che siano utili per la società, che siano il più qualificati possibile. E quindi c'è tutta la mistica religiosa, diciamo così, per cui l'uomo e la donna si uniscono nei Veda, specialmente nel Rig Veda, c'è proprio tutta un'elaborazione su questo fatto. E questo è rispecchiato anche in molte storie, in alcune storie del Purana. C'è un inno nel Rig Veda che parla di Puru, vabbè, insomma, della famosa coppia ideale, il re e la regina, il marito e la moglie, l'uomo e la donna, che si uniscono in modo mistico anche. Cioè, in modo, diciamo così, perfettamente concentrato sul livello della religiosità. Ma questo è caratteristico dei Brahmana, che hanno superato l'identificazione con il corpo grossolano fisico e lavorano sulle energie. Non lavorano semplicemente sul contatto fisico tra corpi, lavorano sulle energie. Quindi, sono su un livello, questo tipo di matrimonio è su un livello completamente diverso. Ma la stragrande maggioranza delle unioni, 99%, 99,9% delle unioni, diciamo così, etero, non sono basate sulla sublimazione delle energie cosmiche. Non credo. Ma neanche in India, ma dove? Quando? Ma quando mai? Infatti, l'unione, il Brahma Vivaha è basato fondamentalmente su Garbhadana Samskara. Perché non è che si fanno i figli così perché non c'è niente alla televisione. Ci facciamo un bicchierino, capito? Così siamo un po' più allegri. No. Quello non è il Brahma Vivaha. Quello non è Garbhadana Samskara. Per cui non è che ce n'è tanti che fanno questo tipo come dire, di scelta di vita. Per No. cui quelli che non fanno questa scelta di vita dovrebbero ciup, come dicono gli indiani, ciup, zitto, zitto mosca, no? E non dire niente, perché quello che fanno gli altri a livello di consenziente, attenzione. Perché, come dicevo prima, pedofilia non è consenziente. Ah, no. Spiacente, cioè proprio no. Capito? Per cui a livello consenziente, quello che le persone fanno in privato, sono contenti loro e contenti tutti. Vai a vedere
i bassorilievi, gli altorilievi nei templi di Khajuraho, di Konark, eccetera, c'hai un bel catalogo, eh? Non avevano mica problemi, eh? Nessuno si faceva problemi, per carità. Anzi, erano decorazioni di buon augurio da mettere nei templi, figuriamoci, no? Per cui, cioè, tranquilli, capito? Quindi il problema era nel sistema medico, era semplicemente il comportamento. Se era un comportamento che sosteneva la società, a che livello? Anche i Shudra erano rispettati nel loro piccolo. Infatti i Shudra di solito, anche nella cultura vedica, non solo oggi, ma anche nella cultura vedica, erano quelli che facevano più soldi. Però, siccome i Shudra sono famosi per sperperare i soldi, per non riuscire a tenerseli attaccati, no? E non utilizzarli bene, no? E anche se facevano un sacco di soldi, li perdevano anche facilmente, no? Per cui, se un danzatore, una danzatrice o un artista era molto quotato, quindi riceveva grandi regali, riceveva ricchezze, questo e quell'altro da persone che aveva servito fisicamente, con le mani, eccetera, eccetera, col corpo, eccetera, comunque c'è da star sicuri che spendevano i soldi per ornamenti, vestiti, vacanze ai tropici, crociera, già tranquilli, no? Cioè, andavano avanti così, insomma. Per cui anche lì è più una questione di guna e karma che una questione di anatomia o di orientamento, di attrazione verso, diciamo, ormonale. Cioè, l'attrazione ormonale c'entra niente. Anche perché diciamo così, nella cultura, nel Dharma in generale c'è il principio dell'autocontrollo, dell'autodisciplina, se non addirittura del brahmacharya. Quindi il controllo degli istinti ormonali, come il controllo della lingua, il controllo dello stomaco, il controllo dei genitali, abbiamo detto, no? Eccetera, sono principi di progresso personale, sono principi raccomandati nella sadhana, eh? Vacho Vega, Udarupasta Vegam, Kroda Vegam, no? Vegam è l'impulso, la forza, cioè la tendenza. Bisogna controllarsi. Insomma, cioè che bisogna controllarsi dovrebbero capirlo tutti. Non dovrebbe essere difficile da capire. Ma evidentemente non è così facile. Sembra che non sia così facile. Per cui niente, la considerazione, la prospettiva della cultura vedica è molto semplice. Guna e karma. E specialmente comportamento, achara, se ti comporti bene o se ti comporti male. Achara va dal cattivo comportamento fino a papa vero e proprio, cioè l'azione criminosa. No? Per cui quando le tue scelte, i tuoi impulsi ti portano a far del male agli altri, è lì non solo tu ti devi controllare, ma lo kshatriya interviene a controllare te. Per cui anche qui ritorniamo nel multiculturalismo. Se un uomo deve mettere il sacco condominiale addosso a una donna perché sennò non è capace di trattenere i propri impulsi, e ciccio, ci vuole lo kshatriya che interviene a controllare l'uomo, non a controllare la donna. No. Perché, cioè, io voglio dire, purtroppo c'è questa diffusa ignoranza sul significato della cultura. Per cui ci sono tutti gli effetti nefasti che ne derivano e che ostacolano effettivamente in modo anche considerevole
progresso sia materiale che spirituale, sia dell'individuo che della collettività. Non lo so, a me sembra di aver chiarito la questione. Sì. Direi che... Ok, speriamo che non ce la censurano Ma mi qualcuno. senti tu? Io ti sento. Ah, Cioè, pensavo spero che di registri. aver staccato il No, microfono. no, ti sento. Spero anche che registri. Lo sapevo quando lo pubblicherò. Va bene, dai, ti ringrazio ancora per la Grazie partecipazione, per l'occasione che diciamo è molto utile in questo periodo, in questa situazione di transito. Viviamo, come diceva il cinese, in tempi interessanti. Ok. Zai a te. Chiamiamolo Jagannath, grazie, interessante. alla prossima. Già, Giacomo.